Grande delusione per questo Napoli stasera, pareggio 1-1 contro il Dnipro, gol di Davide Lopez, pareggiato negli ultimi secondi, negli ultimi minuti della partita, grazie ad un gol in palese fuorigioco. Andiamo ad ascoltare le opinioni dei tifosi che sembrano delusi, ma tuttavia credono ancora nella qualificazione di questo Napoli sulla strada per Varsavia. Mi devi dire chi arbitro internazionale è questo, guarda, c'è due persone in fuorigioco di due metri. E chi è? Ma Juventus paga pure l'arbitro europeo? È allucinante pareggiare una partita del genere, è assurdo, l'allenatore deve andare via perché non è possibile, le scelte di Jorginho è scandaloso. Poteva andare meglio se avessero giocato un po' diversamente nel secondo tempo, probabilmente un 1-1 ci mette ancora nelle condizioni di poter vincere là. Siamo rimasti un po' delusi di questo pareggio, però noi ci rifacciamo sicuramente a Dnipro, siamo convinti. Deve giocare Gabbiadini, il giocatore Gabbiadini, dal primo minuto. E Amsic al posto di Jorginho. Jorginho deve andare all'Avellino, ditelo a De Laurentiis che sta facendo un contratto a Benitez milionario e questo mette ancora Jorginho in campo. Niente, va bene così, ci rifacciamo alla prossima volta, anche se abbiamo sbagliato molti gol che non abbiamo centrato. Secondo me questa partita, se ci fosse stato Koulibaly in campo, il Napoli non avrebbe preso questo gol. Andiamo lì, facciamo 2-2 e passiamo il turno di sicuro. Sì, per come è maturato sì, sicuramente. È amaro vedere un pareggio in fuorigioco, sicuramente sull'unica azione che hanno fatto. Poi le scelte tecniche discutibili o meno di Benitez, ma avrei messo Gabbiadini qualche minuto prima, onestamente. Forza Napoli! Io penso di sì, il Napoli ce la fa a qualificarsi e la Coppa è nostra sicuramente. E andremo fino alla fine a Varsavia. Un mezzo cross in aria, un gol di Benitez. Ma vale. Forza Napoli. Una partita veramente deludente, tutta la squadra ha girato male. È un risultato che ci sta più che strettissimo, direi, ragazzi. Siamo molto molto delusi. Il pareggio di stasera sicuramente è stato negativo per la squadra di Napoli, perché giustamente il gol fuori casa per loro valgono doppio. Secondo me dobbiamo fare una grande impresa al ritorno. Sì, due di loro in fuorigioco, l'arbitro ha fatto una prestazione assolutamente sottotono, però ci può stare. Non doveva crossare proprio da quella posizione così libero. È stato deludente perché al finale ha giocato in casa il Napoli e poteva fare di più. Non ci eravamo accorti, ma si era detto. Che dobbiamo fare? Noi ci crediamo sempre, forza Napoli. Allora voglio sapere solo come Benitez ha messo Jorginho. Jorginho è un giocatore che non sta rendendo niente, 0-0. Doveva mettere Amsic più dietro e Gabbiadini al posto di Amsic. E vincevamo 4-0. Buonasera e grazie. A prescindere dal fuorigioco ci può stare un errore, ma Napoli non ha giocato. E secondo me il Dnipro non è a livello del Napoli. È una squadra mediocre, ma facciamo sempre soliti errori. Sicuramente il primo tempo non è che abbiamo giocato tanto bene, il secondo tempo diciamo che Wayne aveva avuto un bel po' di occasioni, secondo me se avesse messo almeno due delle quattro occasioni che ha avuto avremmo vinto quantomeno 3-1, però sono fiducioso per il ritorno, credo che con un po' di fortuna e con Higuain possiamo farcela tranquillamente, il biglietto per Varsavia già ce l'abbiamo. No, Napoli a Dnipro vince 3-0. Ha giocato bene, però abbiamo avuto le occasioni per chiuderla prima e non le abbiamo sfruttate. Siamo stati anche sfortunati sulle occasioni di Wayne. Una squadra assolutamente di bassissimo livello, non è a livello del Napoli e penso che lì possiamo fare il risultato. Speriamo che riprenderà, che fuori casa uscirà il vero Napoli, quello che abbiamo visto le scorse settimane. Siamo dei tifosi Napoli da quando siamo nati! Forza Napoli!